dico. Sai che ti dico? Signore e signori, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Sai che ti dico. Eccoci qua, quarta. Puntata, questa. Concludi, finisci. Si concludono, non è mica facile. Questo è il momento più delicato, più difficile della trasmissione, l'inizio. Perché bisogna rompere il ghiaccio, stabilire quella corrente di cordialità, di simpatia, di calore con il pubblico. Mica è facile all'inizio subito così. Sì, sì, lo so, però tu sei anche un ingenuo. Perché ci sono dei mezzi e tu li conosci. Ma quelli non sono mezzi, quelli sono mezzucci che io mi rifiuto di usare. Ma cosa te ne importa? Adoperli anche te, no? Per esempio, ecco, ti faccio un esempio. Ti ricordi Senza rete? Ogni ospite che andava nella trasmissione entrava e diceva: saluto questo meraviglioso pubblico napoletano. E giù applausi, e giù applausi. Prova anche tu. Ma io mi vergogno. Prova. Ma mi vergogno. E prova. Provo, Prova. Saluto questo meraviglioso pubblico napoletano! Ma qui non applaude nessuno. Ma lo credo, hai detto napoletano. Beh, tu mi hai detto che Senza rete dicevano saluto questo meraviglioso pubblico napoletano e veniva giù il teatro dagli applausi. Ma che discorsi, ma Senza rete si faceva a Napoli, no? Qui siamo a Roma. che sciocchino. Allora dico... Va bene. Saluto questo meraviglioso pubblico romano! Alecca piedi! Hai visto? C'è il mezzo! Ma come le chiamiamo? Ma tu guarda qui! Signori Iva Zanicchi! Prima di continuare, lascia che io saluti questo meraviglioso pubblico romano. Grazie. Cosa dicevi, scusa, prima? Io non ho detto niente, io me ne vado, canta, ma tu guarda... La settimana scorsa io vi ho cantato la mia ultimissima incisione, questa sera vorrei riproporvi la mia primissima incisione, Come ti vorrei. Te ne vas
te, come ti vorrei, come ti vorrei, 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 ti vorrei qui con me. Passerà, tutto passerà, ma perché io ti ho lasciato andare? Come ti vorrei, come ti vorrei, 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 ti vorrei qui con me. Ma tu non ritornerai, ma te ne vai, te ne vai, perché tu sei un uomo vero, un vero uomo, e non ti piegherà mai. Come ti vorrei, ti vorrei. So che tu non tornerai, te ne vai senza piangere, come ti vorrei. Come ti vorrei con me, ti Iva, sei ansiosa di sapere che argomento tratteremo questa sera? No. Benissimo. Dunque, 2 settimane fa noi abbiamo parlato della civiltà tecnologica, del consumismo, del benessere. Ti ricordi? No. Benissimo, ecco. Mi fa piacere, questa sera parleremo delle conseguenze della civiltà tecnologica. Arriva arriv, cica 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 boom, e arriva arriv, cica 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 boom, e Tristi conseguenze, eh? Tristi conseguenze, sì, le nevrosi, le psicosi, i complessi, dovute proprio al ritmo frenetico della vita di oggi. Perché arriva arriv, cica 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 boom, e arriva arriv, cica 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 boom, e arriva arriv. Ma cosa fa? Ma che ne so io, che ne so. Insomma, dicevo che proprio le conquiste della nostra civiltà sono le grandi cause delle nostre nevrosi. Non è che rifle. Ma insomma, la vuoi finire? Non è possibile. Scusa, ma uno sta parlando, non è possibile che passi niente di arriva lì. Uno sta parlando, no? E per capire veramente diventa uno. Non è possibile. Sto presentando. Ma tu dici parolone, parolone, parli di grandi cause. Io volevo dimostrarti che basta che una moglie balli perché al marito venga subito la nevrosi. E arriva arriv, cica 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 boom, e arriva arriv, cica 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 boom. Io guarda, io... No, 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 sì, per piacere, invece di... Ma io veramente... Ma no, ma perché non mi conosci, non mi conosci. Ma no, se ma mi... no, stai calmo, invece di perdere il litigio. Perché mi prendono le cose. Ma dai, a me, ma me l'ha fatta venire. Ma scusa, la vogliamo concludere questo discorso delle nevrosi? Sì, sì, la fai venire anche a me? Concludiamo, sì. Signori, signori, concludiamo. Concludiamo. Io accuso la macchina di aver condizionato la nostra vita e di essere una delle cause principali del nostro malessere.
Quali danni può arrecare l'automatismo? Ma la macchina, pur rimanendo l'imputata principale, non è la sola causa delle nostre nevrosi. Spesso i nostri complessi, le nostre psicosi, hanno le origini più varie e più disparate.
Ve ne mostriamo alcuni esempi. Avanti. Prego, si accomodi. Si sieda qui davanti a me. Sì, sì. Stia calmo, sì. Non abbia paura. Sì. Lei deve fidarsi di me. Sì, sì. Momento, io sono qui per aiutarla. Sì, sì. Ma insomma, ma la smetta! Ma perché suona questa trombetta? Per tenere lontano i leoni. Ma qui non ci sono i leoni. Ha visto che funziona. La mi scusi, Sor Paron, ma mi da domani non vengo più a lavorare qui nella cava. Ma cosa stai dicendo, Brustolò? Dico che sono stanco di trasportare pietra a mano. Sempre pietra a mano. Uè, sei da bambino che le trasporto. Sono pesanti, sa, adesso basta. Ma io non capisco. Per tutta la vita hai fatto questo lavoro, adesso vuoi smettere così, improvvisamente. Ma perché? Perché ieri sono stato in città e mi sono accorto che mi prendono in giro, ecco. Ma chi è che ti prende in giro? Tutti. I me guarda e dice, guarda quello là, se un portapietre. Ma come fanno a saperlo? A me non lo so, so che ridono e mi me vergogno, ecco. Ma no. Ma tu hai una fissazione, ti è venuto il complesso, ecco. Come fanno ad accorgersi che tu porti le pietre? Spiegamelo. Mi non lo so, però ridono. Ma no, ti sembra che ridano. Appunto perché c'è il complesso. Sei stanco e ti vengono le fissazioni. Vai, porta quella pietra sul carrello e poi vai a riposarti. Avanti, su. Grazie, Sor Paron. Sì, forse garason l'usa. Se un po' di stanchezza, sono un po' esaurito. Ah, sì? Sì, perché come fanno a capire che sono un portapietre? È impossibile. Raimondo, dove sei? Sono qui vicino al televisore. Ma Raimondo, sono le 9, tra poco comincia Canzonissima. Le 9? Sono già le 9. Certo. Oh, mamma mia, comincia Canzonissima, allora bisogna accendere il televisore. Anche stasera? Ma per forza, se c'è Canzonissima bisogna accenderlo, no? Signori, è tempo di balletto, è tempo di Minni Minoprio. Minni, parliamo del balletto di questa puntata. Scusa, però un momento, tu ce l'hai proprio con Canzonissima, eh? Io, perché? Beh, dico, bruciare addirittura un televisore. No, mica uno, no, 13 puntate e 13 televisori, penso un po', dico. Certo, della nostra trasmissione saranno molto più contenti. Sì, non c'è nemmeno da far paragone. Per forza, ne bruciano solo 7. Guarda che qui lo spirito lo faccio solo io, capito? Appunto per questo lo bruciano. Mini, tu pensa a ballare. Cosa fai in questo balletto? La nevrotica, dato che parliamo della nevrosi. No, faccio l'amnesica e iponemica. L'amnesica iponemica. E chi è? Beh, sai, è una che ha dei vuoti di memoria. Ciao. No, dico, ha fatto tutto questo giro di parole per dire che fa la solita svampita. Non so cantare che zurisù, zurisù. Ogni canzone con zurisù, zurisù. Voglio cambiare quel zurisù, zurisù. Vere parole non zurisù, zurisù. Ma non ci riesco, resta zurisù di me. Devo trovare un uomo che sappia capirmi. Ami me, solo me, sappia parlarmi con zu di zu, farmi felice e zu di zu, cerco l'uomo giusto, l'uomo zu di zu di.
vorrei dirgli un po' di più, un po' di più, quello che sento non su di su, su di su, frasi d'amore con luna tu, mare blu, anima e cuore, su di su, su di su, mi ritorna in mente, resta su di su di in me. Canto anch'io su di su. Prossimo ballo, con me. Io ballo meglio di lui. Vogliamo fare un giretto in macchina? Io conosco un posticino romantico. Che ne dice di una bella cenetta intima? Parlando di nevrosi, dobbiamo parlare anche di droga, perché purtroppo è alla droga che ricorrono coloro che non sanno lottare, che non sanno o non vogliono inserirsi nella società e credono di trovare nei paradisi artificiali quel rifugio alle tensioni e alle ansie del giorno d'oggi. A questo proposito, vogliamo mostrarvi una intervista breve ma molto significativa. Lei ha accettato di essere intervistato davanti alle telecamere. Data la delicatezza dell'argomento, naturalmente non le chiederemo il suo nome. Ma glielo dico io, non ho niente da nascondere, io so. Se lo vuole lei. Dunque, lei è il signor? Renato Rossi. Bene, signor Rossi. Ci hanno detto che lei è un drogato, è vero? Sì, è vero, sono un drogato, io non ho niente da nascondere, io. E quando ha incominciato a drogarsi? Da ragazzo ho cominciato, da ragazzo proprio. E ha sempre continuato? Beh, secondo le mie possibilità economiche, sempre. Da ragazzo fino alla sua età? Sì, fino adesso. E la droga le ha procurato disturbi gravi? Ma non so, guardi lei, giudichi lei, sono ancora vivo, come può vedere. E fa passeggiate, cammina ancora? Qualche passo lo faccio. Barcolo un po', capirà che... Ah, sì, sì, capisco, alla sua età. Ci scusi, signor Rossi. Noi tutti sappiamo che la droga è un veleno terribile che distrugge qualsiasi organismo. Lei invece sembra dimostrare il contrario. Io non voglio dimostrare niente. Mi guardi e giudichi lei. Effettivamente è incredibile. Lei ha detto di aver cominciato a drogarsi da ragazzo. Sì, da ragazzo. A che età, precisamente? A 16 anni. A 16 anni? Sì. E non ha mai smesso? Mai. E adesso quanti anni ha? Quasi 17. Avete visto quali sono le conseguenze di questo terribile veleno? Ecco perché bisogna combattere per cercare di eliminare questa piaga. Bisogna soprattutto colpire gli spacciatori e i trafficanti di droga con ogni mezzo. Thank you.
Che per favore me l'accende mentre io tiro. Grazie. Fuma. Perché se vede. Fuma tabacco. Canapa. No, lana vergine. Canapa indiana. Hashish. Può essere. Lei fuma l'una zona e l'altra no. Come? Lei fuma l'una zona e l'altra no. Fuma. Che cosa? Lei fuma l'una giorno. Perché lei fuma all'orcia di notte? Che fa lo speradoso? Ma mi domanda se fuma all'orcia di giorno. Ma no, ma quale luce da giorno? Lei fuma allucinogeno. Allucinogeno? Allucinogeno. Può essere. Senta, ci voglio fare una proposta. Ma dega. Che ne darebbe d'un viaggio insieme? E dove andiamo? Un viaggio in Geggo. Geggo, paese. In Geggo dei Dogati, viaggio. Ho capito. E va bene. Io porto il pane. E io porto un etto di mortadella. Io porto un pane doppio. E allora porto due etti di mortadella. Io porto un pane di virgola, oppio. Virgola. Virgola in alto. Apostrofo. Un pane di apostrofo, oppio. Lo porta per uso personale. Posso anche vendere. C'è interesse? Abbastanza. Ah. Allora lei traffica? Abbastanza. E io ti arresto per traffico di stupefacenti. A mia? A tia, perché io sono il brigadiere Caruso. Ma tu guarda, proprio a mia doveva capitare! Proprio a mia doveva capitare! Ma tu guarda, proprio a mia doveva capitare! Te la vedi! Te la vedi! Ma tu guarda, proprio a mia doveva capitare! Ci sei rimasto male! Ci sono rimasto male, sì! Perché io sono il maresciallo Lucascio! Ecco. Maresciallo! La tua fantasia la voglio presentare io. Grazie Sandra, sei molto gentile, ma visto che siamo sole, vorrei chiederti una cosa se non ti secca naturalmente. Ma per carità. Ma non ti sembra che Raimondo esageri un po' nel prenderti in giro? A me sembra molto cattivo, a volte. Sì, lo so. No, ma guarda, lui lo fa solo qui in trasmissione, per far ridere un po' il pubblico, per far divertire te e Minnie. Invece a casa no, a casa è completamente diverso, è tanto affettuoso. Guarda, ti do un esempio, no?
Se io devo partire, beh, lui non si dà pace, dai a supplicare di non lasciarlo solo, e dai a supplicarmi di rimanere, di non partire. Hai Davvero? Capito? Sì, sì. Ma guarda come sono questi uomini. Ah, Raimondo, scusa, vieni un po' qua. Sì, sono qua. Tu che fai tanto lo spiritoso, sì. Dico, ma è vero che tu non puoi stare senza di Sandra, che quando parte ti disperi tanto, è vero, eh? Per forza, perché se parte mi tocca baciarla, no? Per far divertire il pubblico. Ah, ma non è vero? Eh no, perché quando parto manco mi bacia. Senti una cosa. E senti, a chi sì. La dedichi la fantasia questa sera? Questa sera la voglio dedicare ai Beatles. Allora buona fantasia. Grazie. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not tough, they were used to be. There's a shadow hanging over me. Oh yes, yeah.
Riprendiamo il nostro discorso. Molto spesso le nevrosi hanno origine nell'infanzia e si sviluppano proprio in seno alla famiglia. Per esempio, quando due genitori non vanno d'accordo, litigano tra loro, discutono ad alta voce, e beh, i bambini ne soffrono, sì, ne soffrono, e allora crescono litigiosi, svogliati, complessati anche. Noi vogliamo appunto mostrarvi una scenetta in cui una bambina... La bambina la faccio io. Faccio io. No, figurati, no, invece non la fai te, c'è già la bambina ed è anche vera. Che cosa vuol dire vera? No, dimmi cosa vuol dire vera. Vuol dire che non ha compiuto ancora i 30 anni come te, è proprio vera, perciò la fa lei. No, perciò la faccio io. No, lo so perché la vuoi fare, perché c'è la minopio nella scenetta che fa mia moglie, tu vuoi controllare, no. Vuoi star lì a vedere se io faccio, no, figurati. Come mi giudichi meschino, ma figurati a me cosa importa se la minopio fa tua moglie. La bambina la voglio fare io perché so che la scenetta ha un messaggio e lo voglio lanciare io questo messaggio, va bene? Sì. Hai capito? La faccio io e zitto e buono. Zitto e buono. Vabbè, che devo dire? Va bene, signori genitori, allora osservate bene questa scenetta e meditate. Ma perché non vi parlate? Ma perché questi silenzi? Ma perché non capite quanto soffre una bambina quando che i suoi genitori non vanno d'accordo? Alberto, hai visto la bambina? Sì. L'hai guardata bene? Sì, sì, è proprio brutta. No, dicevo, hai sentito cosa ha detto? È piccola, ma capisce tutto. Ma... forse ha ragione, poverina, perché non facciamo pace? Ma no, tanto inutile. Ma facciamolo per la bambina, ti prego. Ma no, capirebbe che è una finzione. No, no, non può capire perché io fingo benissimo, io. Io fingo benissimo, io. Io... figurati, se non... Sì, bella, perché non ti siedi da questa parte accanto al tuo papà, da questa parte qui? Mamma, mamma! Di tutta la tua mammina. Mamma, lo sai che quando un papà e una mamma non vanno d'accordo, tutti i bambini, tutti, subiscono un trauma psi. Accompagnala, forse deve andare... Ma no, un trauma psicologico. Ah. Tu non capisci niente della psiche infantile. Sì, invece io capisco, io capisco. Ma no, papà, tu non lo sai. Ma vi ricordate quando che ho dato fuoco alla casa della Luisa? Sì, mi ricordo, sì, sto ancora pagando io. E lo sai perché l'ho fatto? Perché Luisa è la prima della classe e tu sei l'ultima. No, mammina, tu non capisci niente della psiche infantile. Io l'ho fatto perché ero gelosa che i suoi genitori andavano d'accordo, i miei no. Oh. E non mi interrompere che non ho ancora finito. E ti ricordi papà quando ho buttato Carletto nel lago gelato? Sì, me lo ricordi, ancora a letto, poverino. E lo sai perché l'ho fatto? Perché la sua barchetta era più veloce della tua. No, papà, no. L'ho fatto perché ero gelosa sempre dei suoi genitori. Ma guarda che Carletto non ha i genitori, eh. Ah, non ce li ha, appunto. Ero gelosa perché lui non sa cosa vuol dire avere genitori che non vanno d'accordo. Oh, povera bambina, chissà quanta deve aver sofferto. Tanto sofferto. Sì, tanto. Dobbiamo promettere alla nostra bambina che non bisticceremo più, che saremo sempre uniti. Ah, sì, 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 sempre uniti, stretti, stretti. Papà, fai la pace con la mammina. Beh, quello che sto facendo, tesoro. Dicevo appunto, stiamo tutti stretti, uniti, uniti. Tu sei vecchio e brutto e la mammina è giovane e buona. Ecco, appunto perché la mammina è buona, il papà vorrebbe fare la pace e stare stretto stretto con la mammina. Papà! Fai la pace per Benino con la mamma, per Benino con la Se mamma. Devo fare la pace per Benino con la mamma, tu ti devi levare di mezzo, hai capito? Levati di mezzo! Cara, cara, bella, bella, stiamo stretti, sì. Sì, sì, facciamolo per nostra figlia che soffre. Sì, sì, baciamoci, sì. Bella, bella, bella. Ah! Attento, Raimondino, certe cose non si fanno davanti alla Mondaini. E anche tu, Minoprio, stai attenta perché c'è ancora tante puntate da fare. Mamma mia, che botta, mamma mia, che botta. Va bene.
Avete visto come soffrono i bambini quando i genitori non vanno d'accordo? Ecco perché dobbiamo salvare l'unità familiare ad ogni costo. Mamma mia, torna a casa. Lei mi deve aiutare. Scusi, non capisco. Lei mi deve aiutare. Mia moglie è scappata. Mia moglie è fuggita. Sì, ma non vedo come io possa aiutarla. Sì, sì. Lei deve lanciare un appello sul suo giornale affinché mia moglie torni a casa. No, Maria, torni a casa. Scusi, qui c'è un equivoco. Questo è un ufficio di avvisi economici. Ma lei mi deve aiutare. È una questione di solidarietà umana. Io non posso vivere senza mia moglie. Maria, torna a casa. Stia calmo. I bambini ti aspettano. Stia calmo. Vediamo di fare qualche cosa. Possiamo fare una manchette. È così. Grazie. Lei è veramente buono. Una manchette, sì. Appunto. Cos'è? La mascella è un avviso che si legge bene. Ecco. Ah, ecco! Chiaro! Che si veda bene! Sì. Che lo veda bene, Maria! Certo. Maria, torna a casa! Perché se non torni? No! Io mi ammazzo! Ma cosa dice? No! Sì. Mi vuole dire. Ma io lo scrivo, mi vuole dire il testo, per favore. Posso mica vivere senza te? Calmo. Posso mica vivere senza te? La prego, stia calmo. Sì. Mi detti il testo. Ha ragione. Dunque. Maria, torna a casa. Come prego? Due volte, Maria. Maria, torna a casa. Torna a casa. Maria, torna a casa. Sono io! Filippo, tuo marito che te lo chiede disperato. Sì, sono disperato, io. Disperato, che Filippo, non posso mica dire. Disperato, poi? Altrimenti io mi ammazzo. No. Sì. Ma no, cosa dice? Via. Io mi ammazzo. Ma no, ma cosa dice? Ce lo metto. Lo scrivo, ma stia calmo. È vero, sono perché io non posso mica andare. Io mi ammazzo. Mi ammazzo. E poi? Fallo almeno per i bambini. Per i bambini. Basta così? Sì. Calmo. Basta. Quante? Dunque, sono 2.800 lire. Come? 2.800 lire. 2.800 lire. Vabbè, ma guardi, allora lasci perdere, va. Fa niente. Signori, Gilbert Beco. Attenzione, questa è la vendita all'asta, tra la vita e la morte, questa la vita e questa la morte. Approchez, à la vente aux enchères, préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Tu rêves pour pas cher, à ma vente aux enchères. Ah ouais! Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir quand faire. Les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Je pointe une silhouette. Bonne, j'en approche là. Approchez, serre le rang, ça va commencer. Ouais. Bonne, j'en approche là. Serre le rang, ça va commencer. Monsieur pointu, s'il vous plaît. Premier lot, monsieur, dame. La grande. Ouais. Aventure. Ouais, c'est beau ça. J'aime ça, tu sais. Un coup de pied au cul. Mon père n'avait pas tort. Je prends le visage et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or, s'il vous plaît. Un coup de pied au cul. Parfaitement. Mise à bris.
Sisu! Sassu! Allora, canto lo Sassu, eh? Sassu, ça me dit sous, Sassu, ça me pousse, Sassu, alors alors Sassu. Sassu est qui dit mieux, Sissou le monsieur, monsieur est généreux, merci. Sissou, alors alors Sissou, c'est peu, un coup de pied au cul, sept sous la langue bleue, une fois, deux fois. Sissou le soldat, bravo caporal, ce coup de pied au cul te fera, général, un dit des forts, un coup de pied au cul en or. Neuf sous, j'ai entendu, neuf sous le barbu, dix sous le soldat, un, deux, trois, vendu. C'est au soldat, monsieur, le vaincu, coup de pied au cul. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Pourrez-vous les acheter comme ça, maman de l'enchère? Vraiment, si loué. Bonne, 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 Jean, approchez donc. Approchez, approchez, Serra Laurent. Ça va continuer, ouais. Bonne, bonne, Jean, approchez donc. Serra Laurent, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième l'homme. Deuxième l'homme, c'est là. Un gras, ouais. Chagrin, oh. D'amour. Quelle peine, n'oublie pas. Un grand chagrin d'amour, un grand œuvre de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris les billets. Elle est partie sans moi, là. Là, j'ai failli crever de nez. Vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé. La cicatrice. La cicatrice. Oui. Mise à prix. Mise à prix. 10 sous. 10 sous. Allons, monsieur, s'il vous plaît. 10 sous. 10 sous, il faut 10 sous. 10 sous, pas beaucoup. 10 sous, alors, alors, 10 sous. 10 sous, qu'il est mieux. 11 sous, le monsieur. Monsieur est amoureux, tant mieux. 11 sous, alors, alors, 11 sous, c'est court. Un beau chagrin d'amour, c'est comme du velours. Une fois, deux fois, 13 sous, monsieur l'abbé. Voyons, monsieur l'abbé, un beau chagrin d'amour, monsieur l'abbé. Sous quelle belle dame, vous avez encore, vous avez dit combien? Putain, 15 sous à la main noire, 15 sous à la main noire, 20 sous vieillard, 1, 2, 3, vendu. C'est au vieillard, monsieur, vendu. Moi qui ai des sourires, à ne plus savoir qu'en faire. Vous voulez-vous les acheter comme ça, avant vos enchères? Je pointe si loué. Bonne, 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 j'approche le... Approchez, serré la roue. Ça va continuer, ouais. Bonne, bonne, j'approche l'an. C'est Renan. Ça va continuer, monsieur Pointu. S'il vous plaît. Troisième lot. Troisième lot. La mort. La mort. Du héros. Du héros. C'est beau, ça, hein? Une superbe mort, j'avais gardé pour moi, sans curé, sans docteur. Une mort de gala, une mort en pleine vie, tout debout, et bien droit. Un bon coup de fusil. Pam ! C'est pas beau ça, monsieur. La mort du héros. La mort d'un héros. Avec fusil. Avec fusil. Mise à prix. Mise à prix. Un franc. Un franc. Alors, monsieur, un franc. Un franc. Un franc, un franc, un franc, pas beaucoup. Un franc, alors, alors, un franc. Un franc, la mangeolie. Deux francs, monsieur, dit. Monsieur, la peur de rien, c'est bien. Deux francs, la mangeolie. Je le dis, je le dis. Un petit peu de bouteille, je le dis, je le dis. Une fois, deux fois. Une mort comme ça, si vous n'en voulez pas, ben, je la garderai pour moi. Une mort en pleine vie, tout debout et tout, un bon coup de fusil. Bam! Salut! Thank you.
sai che ti dico? Ma cosa c'è? No, aspetta, cosa subito, sai che ti dico? Dobbiamo chiudere prima, no? Questa sera tocca ad Iva. Come io no? Non lo sapevo. Ma come non lo sapevi? La volta scorsa abbiamo detto che facevamo a turno, stasera tocca a te, no? Ma non ho preparato niente. Ma una cosuccia qualsiasi fai, purché sia sull'argomento della puntata, sulle nevrosi, sulle psicosi, sui complessi. Complessi? Possibile che non hai niente sui complessi? Complessi, non so, prova a chiedermi... Una cosuccia qualunque che faccia finale, però. Faccia finale? E prova a chiedermi se ho il complesso del naso. Ma cosa c'è? Il complesso del naso? Lo so che non ce l'hai, no? Lo tu so che. Vabbè, vuoi fare il finale? Prova a chiedermelo. Ma il complesso ti fa ridere, lo so, anche l'altra volta abbiamo scherzato sul naso, tu ridi, non è un finale. Vabbè, ma scusa, per piacere, prova a chiedermelo. Oh, vabbè. Su. Iva, tu hai il complesso del naso. Bene. Sai che ti dico. Sai che ti dico. Sai che ti dico. Sai che ti dico. Arrivederci a sabato prossimo! Per me non conta niente il giudizio della gente, se credete che sia matto.